Il progetto di restyling di due delle più importanti strade del centro storico della capitale, Via del Tritone e Via dei Due Macelli, diventa finalmente realtà. Questo è quanto dichiarato dal primo cittadino di Roma durante la presentazione dei lavori di riqualificazione approvati dal Campidoglio mediante una convenzione con la Rinascente, la società che ha stanziato circa 3 milioni di euro per la realizzazione dell'opera. Gli interventi partiranno dal 2020 e includono la valorizzazione delle carreggiate stradali e i marciapiedi, l'ampliamento degli spazi pedonali lungo i fronti commerciali e la messa in sicurezza di largo del Tritone. La riqualificazione dell'asse Via del Tritone e Via Due Macelli è finalmente realtà. Abbiamo lavorato per 2 anni insieme al Rinascente per riqualificare l'area, ampliare i marciapiedi, la sicurezza chiaramente dei pedoni e allo stesso tempo rivedere la viabilità. È un progetto fatto in collaborazione tra pubblico e privato e credo che questo sia un grande indice di successo. Presto i cittadini avranno una parte del centro completamente riqualificato. Riguarda anche la tutela del pedone oltre che il decoro, il progetto di riqualificazione che come Roma Capitale porteremo avanti con i 3 milioni dei fondi Rinascente riguarda sia Via del Tritone sia Via dei Due Macelli. Sostanzialmente andremo a ridefinire i perimetri e le caratteristiche delle strade a favore della pedonalità. Infatti abbiamo degli ampliamenti dei marciapiedi molto consistenti e quindi una riduzione delle carreggiate dedicate al trasporto privato, ma anche però in favore del trasporto pubblico, perché ridefineremo anche la corsia preferenziale, questo per favorire l'accessibilità alternativa evidentemente all'auto privata e la pedonalità nei complessi di questa area, un'area, ripeto, molto importante, quindi questo percorso anche di riqualificazione delle strade si inserisce in un progetto più ampio che appunto prevede anche questo del Rinascente realizzato, che dà decoro e migliora insomma l'accessibilità e la bellezza della nostra città. I lavori termineranno entro metà del 2022, l'accordo prevede anche la revisione della regolamentazione della circolazione e gli orari per il transito dei mezzi pesanti usati per il trasporto merci. Intanto, lungo lo stradone dello shopping, resta chiusa la fermata Barberini della linea A della metro.